Ovviamente lo scorso fine settimana giù, perché non gli sembrava vero che si ricordassero di lui. Simpaticissimo, ha conosciuto l'attore, abbiamo acquistato un altro duo siciliano, un altro per quando altre sezioni sono state aperte a Marcianise, siamo prossimi ad aprire a Saviano, insomma Vesuviana, San Paolo Bessito. Mi hai detto anche di iniziative nei prossimi giorni in varie sedi. Sì, sono diverse, anche presentazioni di libri, sempre qualcosa di legato sia alla nostra identità, alla storia, sia al pallone, al calcio. Poi collaboriamo con un'associazione benefica, si chiama Le Piccole Gioie. Bravo. Già un paio di volte abbiamo contato con quei minimi proventi che noi riusciamo a fare con la vendita di gadget. È giusto anche, ragazzi. Siamo dei bambini oncologici con gli assistenti, totalmente a spesa, nei distinti. Ci sono dei casi in cui dei bambini hanno bisogno di essere trattati con terapia nell'intervallo, però questi ragazzi bravi, tutti volontari, complimenti. Tra l'altro siamo i pochissimi a entrare in questo turno. Ma meno male che lo riuscite. I calciatori sono molto sensibili alla sicurezza dei calciatori. Abbiamo dei messaggi privati di alcuni giocatori del Napoli che non possiamo solamente divulgare. Certo. Ma vi dico solo alcuni nomi: Reina, Antic, sono ragazzi straordinari. E ci fa piacere. Come ci si iscrive, come ci si arriva a voi, darci dei contatti, dai, in modo che chi lo vuole fare. Scrivete che bravo che si uscite su Facebook, ci sono pagine, gruppi, e poi, ripeto, riferimenti localizzati questa era a queste sezioni territoriali che si stanno allargando e se stanno creando tante. Ci sta chi ha aperto il locale a fianco alla Stanley Bell, tutto di scommesso. Bravo, te la concedo. Un altro fa un ristorante borbonico, non dico tutto il nome, non fa l'unità, sono sempre persone che sono tipo 800 borbonico. Ok, lo puoi dire. Ci sta pure la persona che la fa nella sua tavernetta, si rimiscono 10-15 persone, giusto, e si incontrano, si organizza la partita, la trasferta, piuttosto che la riffa di beneficenza, questo qua. Ovunque si può aprire una sezione, perché non ci sono spese, ne facciamo. Forse mi sembra che la cosa più bassa è 10 euro l'anno.